è un brusio la vita, e questi persi in essa la perdono serenamente se il cuore ne hanno pieno. A godersi, ecco, i miseri la sera, e potente in essi, inermi, per essi la vita. Non tutti i ragazzi mi interessano ugualmente e non sono sempre i più meritevoli quelli la cui vita mi sta più a cuore. Nelle mie preghiere c'è un attrito doloroso tra il fervore e l'impotenza ad abbandonarmi. Non so amare! È il corpo, l'origine di tutto questo, e bisogna farlo sparire. Bisogna che mi esprima in musica. Sento che la musica è il mio più vero modo di sentire l'amore. Pensi, una suonata per violino solo. La scriverei in 20 tempi molto brevi. Apporterei delle nuove note stonate. E per indicarle dovrei inventare dei nuovi segni. Silvana, ricordi la mia ultima lettera che ti descriveva quell'orribile sogno? Ebbene, ora ho di nuovo superato quella forma di tristezza e di protesta. Sono tornato alla mia allegria, alla mia serenità. Motivo di questo è il mio ritorno a quel famoso quadernetto rosso, dove andavo descrivendo non so a chi i fatti di quella mia vita ferocemente privata, intima, a cui inconfessabilità e l'involontà mi aveva fatto comportare non era tanto dovuta a un meccanismo psicologico quanto a un'aspirazione moralistica. È per essa che mi sono deciso oggi a essere esplicito con te, a costo magari di perderti. Fin dai miei primi incontri con te tu avrai capito che dietro la mia amicizia c'era qualcosa di più, ma di non molto diverso. Una simpatia che era addirittura tenerezza. Alla porta cui
senza cielo è un clarore di meraviglia, una luce torrente a voi dal soffrut, ma possi svegliare scontestanza sculpa tu. Ancora rinuncia indisponibilità, farsi i cazzi propri. Quando le canta sulle pelle da te, oh. È difficile dire con parole di figlio ciò a cui nel cuore ben poco assomiglio. Ti supplico, ti supplico non voler morire. Sono qui solo con te in un futuro aprile. Il potere è un sistema di educazione che ci divide in soggiogati e soggiogatori. Ma attento, uno stesso sistema educativo che ci forma tutti. È passato un anno dalla strage qui alla Banca della Cultura. Secondo lei chi è stato? Ma chi è che lo sa? Chi lo sa? Lei avrebbe qualcosa da dirmi riguardo alla strage qui alla Banca della Cultura? Chiudere la scuola, chiudere la televisione. Per me chiudere significa cambiare, ma cambiare in un modo tanto drastico e disperato quanto drastica e disperata è la situazione. Per voi una cosa accade quando è cronaca, bella, fatta, impaginata, tagliata. Ma cosa c'è sotto? Qui manca il chirurgo che ha il coraggio di esaminare il tessuto e di dire: signori, questo è cancro. È un nostalgico, il malato che sogna la salute che aveva prima, anche se prima era uno stupido o un disgraziato, prima del cancro, dico. Ecco, prima di tutto bisognerà fare non so quale sforzo per avere la stessa immagine. Io guardo i politici con le loro formulette, tutti politici, e divento pazzo. Non sanno di che paese stanno parlando. Sono lontani, come la luna. E i letterati, i sociologi, e gli esperti di tutti i generi. Io continuo a dire che siamo tutti in pericolo. Io so tutti questi nomi, ma non ho le prove. Non ho nemmeno indizi. Me ne vado.